Buongiorno a tutti, zuppini e zuppine. Il mio lungo letargo invernale è finito. Sono passati circa 3 mesi dall'ultimo mio video e infatti ringrazio tantissimo chi si è accorto della mia assenza e mando un super mega bacio a chi mi ha chiesto come stavo durante la mia assenza. E vabbè, mando un bacino anche a chi non se n'è accorto. Vabbè, pazienza, tutti abbiamo cose da fare tutti i giorni e quindi è normale magari non essersi accorti. Da questo momento in poi, tornando con i video, ho deciso di darvi un nomignolo carino. Infatti, da ora in poi vi chiamerete Giupini e Giupine. Non lo so, oggi mi sono svegliata e ho detto: ma sì, dai, diamo un nomignolo carino a tutti i miei iscritti, perché non lo so, mi piace, mi sembra una coccola. Fatemi sapere nei commenti se vi piace quest'idea, se la trovate carina o non ve ne frega niente, l'importante è che io carichi i video con i tutorial. In questo video, come avrete visto dalle immagini di anteprima, realizzeremo una coppa amigurumi versione kawaii con crema pasticcera e macedonia. Ho deciso di realizzare questo video per solidarietà nei confronti di una collega che circa 2 settimane fa è stata accusata di plagio. Perché è stata accusata di plagio? Ve lo voglio riassumere proprio in pochissime parole, anche perché non voglio far polemica, voglio semplicemente dire la mia opinione. Lei ha riprodotto una coppa, ha fatto delle coppe gelato. Tal signora l'ha accusata di aver copiato un suo lavoro, che poi è completamente diverso. Sempre coppa, sempre di coppa parliamo, ma una era una coppa sacra e l'altra era una coppa di gelato. Allora, fermo restando che se tu sei abbastanza brava con gli amigurumi o con l'uncinetto, sai benissimo dove devi andare ad aumentare, diminuire o restare in stallo per avere una determinata forma. Vedi quando vuoi fare una sfera, vedi quando vuoi fare un quadrato, quando vuoi fare un ovale. Se vuoi fare una coppa, per forza dovrai partire da una base, andare in stallo, diminuire, di nuovo in stallo e aumentare. Ci siamo. Il web è pieno di coppe, nel senso che se vai e ti fai un giro su Pinterest, se vai e ti fai un giro su Etsy, trovi talmente tante versioni di coppe, di sfere, di cuori. Troverai tantissime versioni di uno stesso oggetto, ma è la creativa che gli dà quel tocco in più che lo differenzia dalla massa. Io e i miei colleghi World of Amigurumi, e purché sia fatto a mano, abbiamo deciso di realizzare delle coppe per dimostrare che la forma può essere la stessa, ma la creazione è completamente diversa. E detto questo, siccome ho parlato anche troppo, adesso vi lascio al tutorial e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti! Ciao ciao! Con un cotone colore a scelta da lavorare con l'uncinetto numero 3, avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Terminate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio e continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo la spirale progressiva classica degli amigurumi, come nello schema scritto che vi lascio nell'immagine successiva. Questa è la prima parte del nostro piccolo schema. A questo punto dobbiamo inserire all'interno un piccolo disco in cartoncino, o meglio, se avete a disposizione della plastica rigida, è meglio ritagliare della plastica rigida così da non avere problemi se un domani vorrete lavare il vostro amigurumi. Inseriamo il disco nel nostro lavoro e adesso continuiamo con lo schema scritto. Ecco, questo è il risultato dello schema scritto e adesso realizziamo una piccola rifinitura con una maglia bassissima e 3 maglie alte nel punto successivo.
Nel punto a fianco realizziamo una maglia bassissima. Nel punto successivo 3 maglie alte. E continuiamo così, alternando una maglia bassissima e 3 maglie alte nello stesso punto fino alla fine del giro. Realizzata anche la rifinitura, adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro e passare alla fase successiva. Con il cotone verde avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, nel punto successivo realizziamo una maglia bassissima. Realizziamo 3 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle, 1 e 2, e nella terza realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa anche nella catenella successiva. E poi realizziamo una maglia bassissima nel punto a fianco. Ci spostiamo nel punto successivo, un'altra maglia bassissima e di nuovo 3 catenelle più una. Saltiamo 2 catenelle e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa anche nella catenella successiva. E nel punto a fianco realizziamo una maglia bassissima e continuiamo questo procedimento fino alla fine del giro. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. E adesso cuciamo insieme le due parti.